Ciao ragazzi, la lezione di oggi è dedicata agli ertafini. Motivo, se ne parla tantissimo, da tutte le parti, no? Una roba vecchissima. Questi famosi e storici ertafini, no? Marco mi ha chiesto, un amico giustamente, di spiegargli, se potevo spiegargli da dove arrivassero, che storia avevano, come funzionavano, no? Bene, nel frattempo che mi sono organizzato per fare ciò, il mio carissimo amico Luca Michelotti, ha fatto proprio, penso la settimana scorsa, proprio una, diciamo, una lezione sugli ertafini, molto bella, tra l'altro, che consiglio a tutti di andarvi a vedere, di andarla a vedere perché è molto bella. E niente, allora io vi farò vedere un altro punto di vista degli ertafini, come funziona, dando risposta anche a Marco e poi a tutti voi, spero che vi piaccia poi quello che vi faccio vedere, insomma, come alternativa al lavoro che giustamente ha già fatto Luca, veramente interessante e giusto, preciso. Gli ERTA a questo punto non sono nient'altro che un rudimento che lo si trova nei 128 Hybrid Rudiment della Rathmann Swiss, svizzeri sono fortissimi, sono associazioni veramente eccezionali, un tamburo a palla proprio, sono veramente eccezionali, numero 80, il numero 80 ERTA. Che cos'è l'ERTA? L'ERTA non è nient'altro che, come diceva Luca, giustamente, raddoppio di nota all'interno di una terzina. Questa è la base di questo, diciamo, di questo rudimento che è chiamato ERTA. Poi lo sviluppo di questo, che vi farò vedere più avanti, che va poi in quartine di sedicesimi e perciò sviluppa su tre quarti una sorta di poliritmo, proprio perché ogni tre note va a formare un poliritmo che è un 4 su 3, così chiamato, no? Con l'avanzo di un quarto che poi conclude con una semplice quartina. E vi farò vedere poi magari nella demo 2. Ah, dimenticavo, prima di iniziare, mi raccomando, come sempre, di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, il tempo di cliccare il tasto iscriviti, e per noi è molto importante. Ok, bene, ora passiamo al demo 1. Bene, come avete visto, gira proprio la base sulle terzine. Adesso andiamo a farlo lentamente per chi, diciamo, è un po' a digiuno, di questo, studio. Ok, adesso faremo le terzine con l'accento sul primo di ogni tre note e poi faremo il raddoppio di note nella stessa posizione dell'accento. Ok, mentre adesso nello step 2 faremo la prima parte del fill, che è quella legata al cambio delle voci, ma soprattutto vi spiegherò, facciamo molto lenta, prima senza accenti, farò una battuta senza accenti, poi una battuta con accenti, che è quello che determina effettivamente quella particolarità che volevo farvi vedere, che è molto interessante. E ha un gioco strano, a certe velocità sembra quasi tra un flam e quello è molto bello, insomma, quello che dà questo tipo di effetto. Il sistema è quello di accentare molto forte la mano sinistra. Allora, un giro lo farò di 4 quarti, lo farò senza accenti, e un giro lo farò con gli accenti per farvi sentire la diversità. Ok, ora per completarlo cominciamo a spingere anche il primo di ogni terzina insieme a quest'altro, per dargli più enfasi. Rifacciamo un giro a tre, senza un giro lo farò senza accenti, un giro lo farò con l'accento di sinistra e un giro lo farò con tutti e due accenti. Sentito la diversità, interessante.
Ora, se io questo lo tirassi più veloce, ecco, vi dicevo, nasce quel gioco che si sentiva tra flam e raddoppio di nota. Perciò. Tony Williams, grande maestro. Ok, queste cose non sono nuove, sono molto belle da andare a vedere. Vediamo sempre nel passato, c'è un sacco di grandi musicisti. Tony Williams è uno di questi. Anche Billy Coleman, assolutamente, è là che ho imparato da questi due personaggi, no? Questo Billy Coleman era più regolare sui tom, no? E sviluppava, diciamo, più il termine in questo modo, no? Perciò distribuiva questo in questo modo, no, erano gli anni 70. Ok? Invece Tony Williams invece adoperava già questo meccanismo legato, che vi ho fatto vedere prima, proprio su. Quest'ultimo, adesso ve lo faccio lento, era diciamo, la seconda parte dei due quarti finale del fil iniziale, no? Perciò il discorso è sempre legato a quello. Cambio solamente le voci, perciò. Le ho girate anche come era l'ultima parte. In due posso anche farlo solamente di destra, cioè andando giù e basta, oppure in questo modo vedete che ho fatto questo movimento. Bene, adesso vi farò la demo 2. Come dicevo all'inizio, in questo caso usiamo le quartine di sedicesimi, cioè ciclo ritmico e quartine di sedicesimi. Perciò ogni tre sedicesimi viene a crearsi un poliritmo naturale, della durata di tre quarti, poi l'ultimo quarto chiude. È questo che penso prenda il nome di Erta Fill, mentre prima Erta Rudimento, no? Penso e deduco, perché non so chi abbia coniato il nome Erta Fill. Non mi è sconosciuto questo fatto. Sappiamo che gli Erta, come dicevo all'inizio, è un rudimento. Gli Erta Fill, vediamo che tutti fanno questo meccanismo che è poliritmo legato ai sedicesimi, un poliritmo, diciamo, 4 diviso 3, che sta nel 3 quarti. Penso che poi la particolarità di questo sia proprio questo. Questo fatto, insomma, di avere il poliritmo. Adesso andiamo a vedere la demo 2. Adesso, come sempre, andiamo a smontare con lo step 1 e a fare in maniera molto lenta e in modo molto più didattica, diciamo, il lavoro svolto fino adesso con questo Erta Fill, con il sedicesimo, un accento ogni tre e raddoppio di nota, e l'ultimo quarto diamo dei sedicesimi che poi potreste sviluppare dove volete. Io in modo semplice, ve lo faccio vedere semplice in modo che comprendiate. Dopo a voi l'orchestrazione, divertitevi. Bene, adesso nello step 2, sempre esercizio preparatorio, i primi due quarti, dei quattro quarti del fill, suoneranno in questa maniera. Ok, sempre senza accenti, con gli accenti.
Adesso vediamo tutto il film lentamente, tutto intero, no? Bene ragazzi, anche oggi questa lezione è terminata. Come sempre vi ricordo che potete scaricare il PDF della lezione in basso. Ciao e alla prossima!